Non sono numeri ma persone è il titolo scelto dai sindacati per rilanciare l'attenzione sulle norme di prevenzione nei luoghi di lavoro nella settimana dedicata alla salute e alla sicurezza. Dal 17 al 22 ottobre i tanti appuntamenti calendarizzati serviranno proprio a sottolineare l'importanza della cultura della sicurezza che diventi un patrimonio comune a dispetto dei numeri preoccupanti che raccontano di infortuni e morti in crescita. Giovanni Notaro, segretario generale della CISL per Abruzzo e Molise, quali sono le ragioni di questa settimana di sensibilità? Le motivazioni nascono da questo crescere di numeri di infortunio che noi nello slogan diciamo non sono numeri ma persone. E da parte di CGL, CISL e UIL c'è la consapevolezza che bisogna uniti fare un po' tutto insieme per evitare questo, insieme alle istituzioni. Questa è la ragione per cui lanciamo la settimana sulla sicurezza. Il 20 affronteremo questo tema in un'assemblea con le nostre prime linee, quindi rappresentanti della sicurezza. Il 22 manifesteremo e abbiamo richiesto incontri alla prefettura e alla regione per trovare soluzioni adeguate, soprattutto per la prevenzione, perché il lavoro è dignità, ma il lavoro deve rappresentare anche integrità fisica. Michele Lombardo, segretario generale della UIL Abruzzo, quali sono i numeri che raccontano di questo dramma? A livello nazionale 500.000 sono gli infortuni, 677 i morti quest'anno. A livello regionale abbiamo 1.640 denunce di infortunio, 10 morti, quindi il tema diventa centrale. I numeri sono altissimi, noi pensiamo che il tema della sicurezza deve ritornare centrale nel rapporto con le istituzioni, sia a livello nazionale sia a livello regionale. Per questo chiediamo con forza l'attivazione del tavolo permanente sulla sicurezza previsto dal decreto legislativo 81. E tra l'altro molti non denunciano neppure. È chiaro che noi abbiamo di fronte i numeri denunciati, non abbiamo di fronte l'insieme del mondo degli infortuni, perché sappiamo che ovviamente ci sono tantissimi lavoratori e lavoratrici che non denunciano. Carmine Ranieri, segretario generale della CGL per Abruzzo e Molise, è stata coinvolta anche la regione. Quella della sicurezza deve essere una priorità per tutti a partire dalle istituzioni. La regione Abruzzo ha i suoi compiti, così come previsti dall'articolo 7 del decreto 81. E noi già l'anno scorso abbiamo messo in campo una mobilitazione in alla regione per chiedere attenzione su questi temi. L'assessore si era impegnata a convocare subito il tavolo permanente regionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo tavolo non è mai stato convocato in un anno intero in cui la gente continua a morire, ad infortunarsi nella nostra regione. Un atteggiamento inconcepibile che fa capire quanto questa non sia la priorità della nostra regione. Bisogna cambiare passo. Per le istituzioni, quella delle morti sul lavoro, delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro deve diventare una vera priorità.